Cresce ancora il contagio, 16 morti in un giorno, 156 positivi in più in 24 ore, aumentano anche i dimessi dagli ospedali veronesi. Mattarella nel dolore, appello all'Europa, il Presidente della Repubblica parla nuovamente alla nazione e sollecita i capi di governo dell'Unione. Abbiamo fatto bene a convertire il Magalini, Zaia parla dei numeri preoccupanti di Verona, paga la vicinanza con Brescia, l'Europa grande assente a questa emergenza. Sale a 15 il numero dei morti a Villa Bartolomea, gravissima la situazione alla casa di riposo che nel corso della notte ha registrato altri 7 decessi tra gli ospiti. Sirene spiegate lunedì davanti a ospedali e case di riposo, i sindaci vogliono esprimere vicinanza e gratitudine a chi si adopera per gli altri, ripreso il lavaggio delle strade. Il vescovo benedice i defunti con particolare riguardo agli ultimi morti in solitudine con il coronavirus, un segno di vicinanza a nome di tutti i veronesi. Al centro del contagio dalle curve dell'epidemia il supporto psicologico a medici e infermieri, seguita la nostra diretta Verona che ha fatto luce su situazioni e prospettive. E a proposito di case di riposo, oggi all'Istituto Assistenza Anziani di Verona si è tenuto lo sciopero di 2 minuti a fine turno, proclamato da CGIL Funzione Pubblica, CSA RSU, per chiedere al più presto i dispositivi di protezione. Dunque mascherine a norma. Queste organizzazioni lamentano anche la mancata formazione, la mancata convocazione da parte dei vertici dell'istituto. Diversa la linea adottata da CISL e UIL che puntano sulla sollecitazione alle autorità sanitarie, allo SPISAL e alla protezione civile per ottenere gli stessi obiettivi, a iniziare da tamponi e mascherine a norma. Ma CGIL e CISL e UIL puntano tutti nei prossimi giorni a ottenere un incontro con la direzione dell'ULS 9 e con la conferenza dei sindaci, come indicato dal prefetto Cafagna, perché siano tutelati al meglio i 500 dipendenti. I vertici dell'istituto, dal canto loro, hanno segnalato l'arrivo di nuove mascherine 2 giorni fa e pur non negando la necessità di altri dispositivi, definiscono la situazione sotto controllo.